A Capo d'Orlando si ferma la raccolta rifiuti. I 40 lavoratori della Ecoservizi questa mattina hanno incrociato le braccia, riunendosi in assemblea per discutere degli impegni disattesi da parte dell'azienda e del comune orlandino. Lo scorso 14 aprile si era infatti giunti ad un accordo per il pagamento delle 8 mensilità arretrate, che adesso sono diventate 3. E intanto, mentre la raccolta porta a porta è ferma e i bidoni della spazzatura, e per fortuna si tratta del giorno di raccolta della plastica, rimangono sparsi in giro per le vie del paese, i lavoratori attendono rassicurazioni sul pagamento degli arretrati per riprendere a lavorare. La ditta è insolvente, i problemi che la ditta può avere con il comune sono problemi tra committente e ditta appaltante. Noi siamo rappresentanti dei lavoratori, rappresentiamo i lavoratori, e la ditta ogni 15 del mese, così come prevede il contratto, deve corrispondere regolarmente gli stipendi ai lavoratori. Logicamente, se questa situazione di criticità continua, noi abbiamo consigliato alla ditta anche di mettere in pratica, visto che anche la ditta dice che vanta un credito nei confronti del comune abbastanza cospicuo, abbiamo detto alla ditta di fare tutte le procedure anche per lasciare l'appalto. Perché se non ci sono le condizioni bisogna prenderne atto. Di certo non possono essere i lavoratori ad essere, secondo qualcuno, la parte più debole di questo ciclo vizioso. Stamattina c'è stato un incontro con il sindaco prontamente ha già preso impegno e sembrerebbe che già ha corrisposto una parte di una fattura, di una mensilità, quindi ora abbiamo anche parlato con la ditta, dove sembra che si stanno trovando le condizioni per versare uno stipendio immediatamente lavoratore, e così ritorna tutto non nella normalità, perché è tutto rinviato alla riunione di venerdì mattina, sempre qui al comune, per trovare una soluzione definitiva a queste tematiche.